Buonasera a tutti, io mi chiamo Patrizio Sante, ho sempre avuto la passione di raccogliere, ma non tanto per, come mercatino, ma però acquistare e rimanere per fare un museo. Quindi tutto quello che abbiamo noi, parlo noi perché siamo un'associazione, ho cominciato circa 40 anni fa con il Centro Culturale Etica. Quindi abbiamo detto siamo partiti da lontano, ma subito dopo siamo passati alla cultura, solamente alla cultura, perché è dalla cultura che viene il resto. Quindi, oltre alla passione per fare associazione e persone, diciamo, ma siamo passati anche alle cose storiche, perché le nostre radici sono importantissime. Perché quando facciamo fiere, ad esempio questo qua che ho davanti, quando facciamo fiere, la prima cosa che chiedono: ma cos'è questo? Lo fa sentire? Certo, dico. Sapete cos'è questo? Questo è il bisnonno dell'iPod. Quindi sono passati circa 100 anni, questo è l'inizio. Sempre parlando di musica, abbiamo visto i 45 giri. Sì, siamo partiti dai 45 giri, però i 78 giri sono i primi, ovviamente. 78 Certo. giri, questa è un'opera completa, il Della barbiere di Columbia. Siviglia. Come facevano gli album prima, una volta, eccoli qua. Qua siamo nel 1930 circa, primi anni del Novecento, e questo è il suo attrezzo. Questo è un grammofono, apposta per questi, per Per sentire sentire Bellona e il questo. gentilissimo Cultura, anche abbiamo anche il tutto. vino, Sì, una ecco, raccolta di vini. certo, e ho cominciato nel 1900 e 61, ho cominciato nel pieno genere, non sono un cultore del vino, però l'occasione è stata che una pizzeria ha chiuso e ho trovato i liquori prima della guerra. Per fare un esempio, vediamo che i ributtini d'un tempo avevano il Avevano il sigillo. sigillo. Quindi il sigillo vuol dire che si pagava il dazio, era una cosa molto particolare. Sempre parlando di musica, Sì. oltre ai dischi tradizionali, abbiamo Sì, molto questi, particolare. Devo essere sincero, non ho mai visto lo strumento per suonare, però tradotto in pratica, questi sono dischi normalissimi. Quindi c'è una lettura me C'è un meccanica, titolo, poi abbiamo anche una collezione di monete. sì, non sono monete Monete vere, sono vere, fotocopiate, però certo. questo è un ricordo del famoso 2002, quando dalla lira siamo passati all'euro. Però Andando indietro nel andando tempo. indietro, abbiamo le famose sempre fotocopie, non hanno valore, comunque non sono molto belle. Qua siamo nel 1900, 1896, 96. quando vedete che le monete quanto sono grandi. Collezione che comprende poi anche il cibo, Ma più che in collezione, particolare. sono stato fortunato perché questo è un rotolo che andava sulla macchina e scusa, puoi tenere lì, Sì, così. certo. Ecco, da questo punto all'altro punto facevano il rotolo e mettevano dentro questi biscotti, E il quindi famoso cilindro di rotolone. biscotto. Questo è il biscotti Bovolone più o meno 1960. Però i biscotti sono nati prima. Quindi parlando di pianura veronese, vedete che c'è anche un Piero Angela Cerea, 31 marzo dell'83, io c'ero. Dai. Questa è la nostra associazione, il nostro logo, che ho detto prima che l'associazione è stata fatta la sera del 2 dicembre 2009. Questa è la nostra finalità e in più quest'anno vogliamo presentare un direttivo giovanile, perché noi abbiamo lavorato 7-8 anni, io ho 40 anni, però la finalità è passare il tutto a un direttivo Coinvolgere giovanile, e coinvolgere quindi i coinvolge i giovani. giovani nella ricerca Questo è il delle radici. nostro obiettivo finale.